Ciao Mellon, ti do il benvenuto e ben ritornato qui sul mio canale. Io sono Ste e oggi ti mostro una nuova ricetta elfica. Dato che fra un po' è Natale, mi è sembrato opportuno deliziarti con una ricetta a tema tolkieniana, ovvero i biscotti di Frodo Baggins. L'altra volta ti ho mostrato la cioccolata calda di Bilbo Baggins, che se vuoi trovi qua sopra, e quindi mi sembrava opportuno mostrarti qualcosa da accompagnare alla golosa cioccolata calda, ovvero i biscotti. Ma prima di iniziare ti invito a iscriverti al mio canale così che tu possa rimanere sempre aggiornato con altri video a tema tolkieniano, nerd e esoterismo. Ma adesso vediamo che ingredienti ci vogliono e incimentiamoci nella pratica. Per la ricetta ti occorre 250 g di farina, che puoi mixare sia con quella bianca che quella integrale, 60 g di zucchero, puoi fare sia quello bianco che quello di canna, 60 ml di olio di semi, 60 ml circa di acqua, un cucchiaino di lievito per dolci, che puoi sostituire anche con il bicarbonato, sempre un cucchiaino mi raccomando, in caso in cui tu non avessi il lievito per dolci, un pizzico di sale, del cioccolato fondente che servirà per decorare, e per finire la cannella, la mia adoratissima cannella, noce moscata e zenzero. Vediamo un po' come fare. Aggiungiamo l'acqua e uniamo lo zucchero e mescoliamo, cercando di far sciogliere il più possibile lo zucchero. Aggiungiamo il pizzico di sale e aggiungiamo l'olio e mescoliamo. E adesso aggiungiamo un po' alla volta la farina setacciandola. Aggiungiamo un cucchiaino di lievito vanigliato per dolci. Mi raccomando, non fare come me, setaccia prima il lievito per dolci, così togli via i grumi. Mi sono dimenticata di farlo. Aggiungiamo le varie spezie, quindi procedendo con la noce moscata, tantissima cannella, ovviamente se ti piace, né? E infine lo zenzero, per poi continuare ad aggiungere la farina, fino a che non hai ottenuto un composto compatto e omogeneo. In caso aiutati con ulteriore farina, fino a che non hai ottenuto un impasto di questo tipo. Ma se assaggiassi, dovrebbe sapere di speziato, no? Solo a me piace l'impasto crudo. Vabbè. Mettiamo in frigo per mezz'ora. Quindi ci vediamo dopo, Mellon. Ed eccoci di nuovo qui, Mellon. La mezz'ora è passata e prima di sporcarci di nuovo le mani e incimentarci nelle formine, accendi il forno a 180 gradi così da preriscaldarlo. Ed ecco qui l'impasto dopo mezz'ora in frigo. Metti un po' di farina e inizia a stendere. E gli diamo uno spessore di 5 mm. E diamogli la formina. Dato che è epic fail, per fortuna ho la formina che sembra più decente. Faranno biscotti Minion e a forma di L'Oreal, foglia di L'Oreal, meglio di così. Intanto che i biscotti cuociono in forno per 10 minuti, metti a bagnomaria 200 g di cioccolato fondente. O quello che preferisci, io preferisco il cioccolato fondente perché ne vado matta, ne mangerei a chili, anche se tecnicamente non potrei. Poi prendi un biscotto e lo intingi. Poi ci aggiungi dei zuccherini, volendo anche la frutta secca tritata. Ed ecco qui il risultato completo, i biscotti di Frodo Baggins. Lasciali raffreddare, poi gustali uno dopo l'altro, golosamente. Fa
fanno anche un buonissimo profumo di cioccolato. E tra l'altro sono gasatissima perché le foglie di Lorien, che io chiamo foglie di Lorien anche se non si chiamano così, sono venute bene. Io pensavo che si sarebbero bruciate in forno e invece no. E tra l'altro sono anche 9, non l'ho fatta apposta. 9 come la compagnia dell'anello. E niente, con questo è tutto. Ti ringrazio di aver cucinato con me anche oggi. Fammi sapere cosa ne pensi della ricetta. E in caso in cui tu avessi provato la ricetta, fammi sapere se ti è piaciuta. Ringrazio anche i miei Mellin di Brea che mi supportano con il mio canale. Vi ringrazio tanto, Mellin. Se vuoi scoprirli, trovi i link in descrizione. Ti ringrazio anche tanto a te che mi stai guardando per supportarmi iscrivendoti al mio canale o comunque vedendo il mio video o comunque lasciando un like. Ti ringrazio tantissimo. E niente, se ti va, ci vediamo settimana prossima con un nuovo video e io ti auguro una magica e delfica giornata. Ciao Mellon e grazie di essere stato con me anche oggi. Ora vado a gustarmi i biscotti, se sono pronti e se riesco a resistere.